A Natale apriamo le porte del cuore soprattutto ai poveri. Monsignor Arturo Aiello, vescovo di Avellino, simbolicamente apre le porte del palazzo di Piazza Libertà, sede vescovile, all'intera cittadinanza per lanciare un messaggio di speranza a tutti gli irpini, nonostante il Covid e nonostante le tante altre avversità. Vescovo Arturo chiede a tutti di vedere sempre la luce in fondo al tunnel, la luce del Signore, la luce della nostra rinascita, proprio come avviene il giorno di Natale. Il coronavirus ha però acuito un'altra emergenza sociale, quella dei poveri vecchi e nuovi. Aiello chiede dunque maggiore attenzione verso di loro. Quali sono i termini del Natale? Sono fondamentalmente due, come due fuochi, vale a dire Dio e l'uomo, due realtà, che sembravano non doversi più incontrare come due rette parallele o addirittura divaricanti e che invece si toccano, si baciano, si incontrano in un bambino, che è Gesù di Nazareth. Preciso questo perché in giro il Natale rischia di essere depauperato del suo cuore, del suo contenuto più profondo, no? Nel senso che si parla di tanti Natale, però poi molti mettono in ombra il Natale del Signore, che è l'origine di ogni Natale. L'augurio è che questa famiglia torni a essere tale intorno ai simboli del Natale e dunque intorno al bambino di Betlemme, intorno all'albero, intorno a tutti quei segni che come cornice solennizzano il Natale, lo sottolineano per darci speranza, ne abbiamo bisogno. La speranza è non andiamo verso la catastrofe. Anche se dovesse esserci una nuova ondata pandemica, anche se, non so, sul piano personale, accusiamo delle difficoltà, delle malattie, dei disagi, andiamo verso il meglio, non verso il peggio. Questo è l'augurio cristiano. Questo già era nelle previsioni, e cioè che il lockdown, la pandemia avessero provocato poi un calo di ricchezza e dunque un aumento di povertà anche di quelle classi sociali di mezzo che facevano un po' da cordone di sicurezza e che invece sono cadute in una situazione di povertà. Questo crea un'emergenza di solidarietà. Anche per la semplice sussistenza di tante famiglie, molte non hanno neanche, come dire, il coraggio di chiedere aiuto, eppure rischiano di affondare, e dunque la Caritas con tutta la sua organizzazione è a servizio di queste emergenze. Capite bene che è un'emergenza così grande che non bastano sostanze a dargli concretezza, ma in questo non ci scoraggiamo perché poi parallelamente a questa emergenza, non da tutti, ma da alcune fasce, emerge un'attenzione all'altro bisognoso. D'altra parte il Natale vede una Natale del Signore, quello evangelico, vede una categoria di persone intorno alla grotta di Betlemme, fondamentalmente di poveri. Sono poveri quelli che sono nella grotta, ma sono poveri anche quelli che corrono, portando poveri doni o una semplice presenza. E dunque il Natale diventa, che poi non è solo il giorno di Natale, è il Natale come evento che dobbiamo celebrare ogni giorno, diventa anche un'occasione ideale per aprire il cuore e non chiuderlo, perché la tentazione di chiuderlo in questo momento è molto forte da parte di singoli, di associazioni, di famiglie che dovendo pensare alla propria sussistenza, magari non mettono in evidenza il bisogno degli altri.